Buongiorno, bentrovati a tutti. Sono Maria Teresa della PS Genovese Zenzero, che insieme a Eco Istituto di Reggio Emilia e Genova ha organizzato questo ciclo di conferenze. Quando questa primavera, estate ormai, si è cominciata a parlare di transizione ecologica, abbiamo cominciato a chiederci quale transizione ecologica vogliamo, che non sia semplicemente una mano di verde sull'esistente senza cambiare nulla, pur di continuare a crescere allo stesso modo. E allora abbiamo iniziato a invitare una serie di esperti che ci diano le informazioni necessarie, perché oggi fare gli attivisti oggi non basta la buona volontà, bisogna avere anche le informazioni, essere informati e formati. Abbiamo cominciato a luglio con Gesualdi, che ci ha parlato della sua radicale transizione ecologica. Pallante, eravamo ancora in piena pandemia e nel suo libro Ultima chiamata affronta le prospettive che la pandemia ci può insegnarci. Rossano Ercolini con il Bivio, Guido Viale, il suo libro Dal lavoro alla cura delle persone, curare e risanare la terra per guarire insieme. E poi siamo arrivati all'autunno con il chimico Armaroli, che ci ha parlato di quanto ormai siamo in piena emergenza. Nel frattempo abbiamo avuto due incontri, il 26 ottobre e il 14 dicembre, col geobotanico, in realtà botanico, ma lui ama definirsi geobotanico, Enrico Martini, ne parlavamo poco fa, che ci spiegava come un miliardo di alberi, sì, è un bello slogan, ma in realtà non risolverebbe, no, non sarebbe possibile attuarlo. Abbiamo ripreso a gennaio con Ugo Bardi, che ci ha commentato il suo libro Il mare svuotato e ci ha fatto venire un'angoscia pazzesca, perché anche sul mare non c'è più niente da fare, giusto le meduse ancora per un po' ci restano e il plancton. Siamo arrivati al mese scorso con l'architettura del paesaggio, con l'architetta Mazzino dell'Università di Genova. Tutte queste conferenze sono state registrate e le registrazioni sono sui nostri siti e si possono scaricare. Arriviamo a oggi. Il programma era partito, mi ricordo che parlavamo con Federico di Grazia Francescato in agosto in montagna, dove ci eravamo incontrati e lui mi aveva invitato all'inaugurazione di una mostra che aveva fatto lui sulle delle fotografie, sua moglie, su degli acquarelli, e parlavamo di Grazia Francescato e di questo lavorare con la natura e non contro la natura, come rappresentante italiana di questo filone. Allora, nei mesi ne avevamo parlato e l'abbiamo invitata a parlare di questo libro, Spigolatrici d'ambiente. Grazia Francescato, mi è difficile presentarla perché in 50 anni tutto quello che noi avremmo voluto fare, insomma, perlomeno ha portato avanti tutto quello che noi avremmo voluto fare, da WWF Italia, da europarlamentare, portavoce dei Verdi europei, coordinamento di SEL. A me particolarmente chiaro, femminista dalla prima ora e tra le fondatrici della rivista Effe, e tutto il suo lavoro sulla parità di genere e l'esperienza delle donne. Questo ve l'ho già detto, è stata una tra le prime persone in Italia a parlare di Nature-Based Solution per la lotta al cambiamento climatico. E di questo avremmo voluto parlare, del contributo che le donne hanno dato con la loro presenza, la loro attività, la loro capacità di circolarità, no? Di passare i propri saperi a una e all'altra. Poi è anche l'8 marzo. Ma la storia ce lo impedisce. Tutto quello che è successo in questi giorni ci impone di parlare anche e soprattutto d'altro. A questo punto passo la parola a Federico, che comincia, che avvia le conversazioni con Grazia. Sì, buongiorno a tutti e buongiorno a Grazia Francescato che ha accettato l'invito. Bene, come appunto abbiamo visto, abbiamo dovuto cambiare scaletta perché gli eventi, come dire, sono molto più forti di noi. E quindi invece volevo lanciarti alcune frasi. La conversione ambientale, l'ecopax. Quindi, come dire, dei termini che sono stati inventati da Alexander Langer,
che tu ben conosci, e volevo che ce ne parlassi perché, come dire, la sua personalità è stata molto forte proprio sui temi del pacifismo, quindi dell'ecopax, come lui voleva chiamarlo, ed è una figura che merita di essere ricordata. Ce la vuoi ricordare, visto che tu hai vissuto molti anni con lui? Sì, era un carissimo amico ed è stato quello che ha volato più alto nell'universo ambientalista. Purtroppo un volo che si è interrotto tragicamente nel 1995, quando lui ci ha lasciato. Ma in soli 50 anni Alex ha fatto moltissimo sul fronte, come dici tu, dell'ecopacifismo, non a chiacchiere ma nei fatti, perché lui andava moltissimo in queste zone di guerra, in Jugoslavia, andava ovviamente anche in Palestina, in tutti questi luoghi. Era partecipe non solo intellettualmente ma anche emotivamente di queste disgrazie, di questi disastri, di questi conflitti che purtroppo allora come oggi segnavano il pianeta. Ricordo che Alex è stato, che era nativo dell'Alto Adige, è stato presidente dei Verdi Europei, è stato una figura veramente importantissima dal punto di vista storico e ha scritto anche molto. E una delle cose che ha scritto, e credo che molti l'abbiano letto, è un decalogo sulla convivenza. Perché tra l'altro lui veniva dall'Alto Adige, quindi se ne intendeva, e mi ricordo che spesso parlavamo della necessità di costruire ponti. Lui si vedeva proprio come un costruttore di ponti, e chi volesse approfondire, consigli per gli acquisti, c'è un bellissimo libro di Marco Boato, che è stato a lungo parlamentare dei Verdi, che anche lui fratello veramente di Alex, intitolato proprio così, perché Alex non voleva restare imprigionato dentro un'identità etnica, scegliere se appunto essere tedesco o italiano, perché lui vedeva gli esseri umani come tali, come cittadini globali del pianeta, ovviamente radicati nel loro territorio, nella loro storia, nelle loro tradizioni, ma non chiusi dentro. Quindi questa necessità di aprirsi, di aprire gli altri mondi, lui l'ha veramente, e di costruire ponti, lui l'ha veramente praticata. Ecco. Allora, lui, a me non piace tanto la parola transizione ecologica, proprio perché lui ha parlato invece di conversione ecologica, sì, che ne è parlato molto più profonda, molto con più Guido radicale. Viale ci ha già raccontato sì, un po' della conversione. Perfetto, allora vi ha già detto. Quindi però è il caso di riprenderlo, perché ovviamente è di attualità. Sintetizzo, insomma, per cambiare veramente rotta bisogna fare un salto di qualità della coscienza collettiva e essere pronti a cambiare i modelli di produzione e consumo, che come abbiamo visto sono devastanti dal punto di vista non solo ambientale ma anche sociale, no? Perché fomentano una grande disuguaglianza, e quindi cambiare anche i nostri stili di vita. È una operazione di una profondità incredibile, molto radicale. Naturalmente invece la transizione ecologica, soprattutto per come viene attuata, perché io a questo punto sono anche tentata di parlare di finzione ecologica, si cerca di andare avanti più o meno business as usual, con qualche aggiustatina o facendo i furbi, senza rendersi conto che là fuori madre terra non può essere turlupinata. Quindi noi magari possiamo ingannare noi stessi e gli altri, però non potremo certo ingannare il pianeta e la natura, che se continuiamo così avrà tutti i motivi per far fuori questa specie sempre più, non solo sempre più numerosa, ma sempre più fastidiosa e sempre meno capace di capire appunto che questo è il momento di cambiare rotta. Adesso poi che c'è la guerra, certo, e la guerra ha fatto irruzione nelle nostre vite lasciandoci sgomenti e stupefatti, perché noi il concetto di guerra, ovviamente anch'io sono pacifista da sempre, ma io soprattutto sono una di 75 anni che ha vissuto nella pace. Tutti noi abbiamo vissuto per 75 anni dopo il dopoguerra nella pace. Qui ovviamente parliamo dell'Europa e del mondo occidentale, perché poi noi l'abbiamo fatto a spese degli altri continenti. L'abbiamo altri fatto paesi. Anche esatto. In Jugoslavia, quindi come dire, certo, questa storia della guerra alle porte di casa l'abbiamo vissuta. Alle porte di casa, ma non in casa. Ma non in casa, non in casa. Lo so. E adesso la paura è che arrivi in casa con la bomba atomica, adesso siamo ripiombati nella paranoia. Però quello che voglio dire è che per molte persone, soprattutto giovani, questo concetto di guerra è obsoleto, come ha detto il Dalai Lama. È qualcosa che non appartiene più al nostro modo di pensare, almeno di questa vasta tribù, vasta insomma, è una minoranza però insomma abbastanza larga, che aveva estromesso la guerra dalla gamma delle soluzioni possibili. Cioè l'idea che ancora nel 2022 per risolvere i conflitti tu debba fare la guerra, uccidere i bambini, mandare la gente profuga, è qualcosa di così orripilante che ci è piombata addosso, no, quasi non ci volevamo credere come prima reazione. E adesso secondo invece te cosa possiamo fare? Scusa, perché poi il problema adesso, appunto, possiamo fare qualcosa noi
ecopacifisti, poi diciamo pure così. Sì, allora beh, intanto mandare gli aiuti umanitari, lavorare per i corridoi umanitari, questo è fondamentale, quindi queste sono cose. Le armi, secondo me, poco servono, perché poi alla fine, insomma, gettare benzina sul fuoco, però d'altra parte molti si domandano anche all'interno del movimento pacifista, ma cosa faremmo noi se fossimo là? Perché è una domanda, cosa faremmo noi se avessimo vissuto durante... Tu cosa ne pensi? Guarda, è difficile rispondere, no, non lo so capisco, che cosa farei personalmente. Quello che so è che la pace si costruisce, secondo noi, in altri modi, secondo i verdi, gli ambientalisti, i pacifisti, per esempio cambiando il sistema energetico, perché nel momento in cui la Russia incassa 700 milioni di dollari dalla vendita del suo gas ogni giorno, gas e petrolio, e glielo compriamo noi, glielo comprano le nazioni dell'Unione Europea e così via, e con quei soldi che fa ci finanzia una guerra e ci finanzia un'industria bellica con 2 milioni di occupati, tu capisci bene che cambiare il sistema energetico vuol dire fare un atto di pace, fare potremmo un atto di costruzione della prepara pace. La pace, capisci? Esatto. Conquista la pace preparandola, perché poi questo secondo me è uno dei temi, no? Abbiamo perso, come dicevi tu, tanto tempo per la conversione ecologica e li perderemo ancora. Certo, ecco, quindi diversificare... Riusciamo a immaginarci un modo diverso che appunto impediva perlomeno... come dire, l'appropriazione poi delle risorse, perché anche questo poi è sul tappeto, no? L'Ucraina è ricca di petrolio, è ricca di grano, e forse anche questo è uno degli elementi, no? di questa guerra, senza che dubbio. Si fa tante altre. Senza dubbio, se tu hai una mappa dei conflitti li distribuisci sul territorio, sulla terra, sull'intera terra, vedi che molti conflitti collimano perfettamente con le risorse. Adesso magari diverse, un giorno faremo le guerre per le terre rare, no? Perché adesso sono cambiate anche le necessità delle materie prime. Però quello che volevo dire è che cambiando sistema energetico, privilegiando, come noi diciamo inascoltati da 40 anni, 50, l'efficienza energetica, che tra l'altro taglia le bollette dal 10, 15, 20% anche di più, e le rinnovabili, tu assicuri anche una indipendenza energetica e quindi in qualche modo non sei più ricattato come siamo noi adesso ricattati e ricattabili dalla Russia. E ricordo che, per esempio, voi sapete che siamo usciti da tutti questi sistemi di banche, però mi pare di ricordare che non da quella di Gazprom. Sì, perché continuiamo a pagare il metano alla Russia. Il gas e il petrolio. E quindi quella banca lì non è stata chiusa, per dire. Esatto. Quindi vuol dire che cambiando il sistema energetico fai un gesto, una strategia di pace reale ed efficace. Fino adesso non l'abbiamo fatto perché non ci conveniva, anzi non conveniva a interessi forti. Guarda, qui la notizia di oggi di Carlo Bonomi, che è il presidente della Confindustria, che sostanzialmente dice: vabbè, vista la situazione, a questo punto blocchiamo di fatto il PNRR, andiamo avanti col carbone e col metano e la transizione ecologica la rinviamo. Questo è quello che si pensa a certi livelli, no? Tanto mancano solo, voglio dire, tanto quello che loro non hanno capito, appunto, che madre la natura va avanti, il cambiamento climatico sta correndo. Allora, nessuno ne ha parlato perché appunto c'è stata la guerra, ma è uscito l'ultimo rapporto dell'IPCC, di questi scienziati che studiano il cambiamento climatico, e veramente la finestra si sta chiudendo. Se noi non cambiamo radicalmente l'assetto energetico, il modello di produzione e consumo, noi vivremo in un'epoca in cui ci sarà un incrocio, a me spiace doverlo dire perché non è bello, però purtroppo questa è la verità, l'incrocio di pandemie, anche quelle dovute allo squilibrio ambientale, di appunto crisi energetiche continue e guerre per appropriarsi delle risorse. Questo è un futuro non roseo. E queste persone, io chiedo scusa, non faccio nomi e cognomi, ma tanto, diciamo, quelli che hanno sempre voluto andare avanti col business as usual, neanche si scusano per il ritardo e preferiscono scegliere la strada della finzione ecologica, comprese le nature-based solution, di cui parleremo poi, che sono nate con ottimi intenti, in sé per sé anche una bella serie di soluzioni, però poi che vengono distorte, guarda caso, dalle grandi multinazionali, tutto lì due nomi a caso, Shell e Total, no? Che le usano per compensare le loro emissioni di carbonio e andare avanti come hanno sempre fatto. Quindi il tentativo di fare greenwashing e trasformare la transizione ecologica in finzione ecologica è in atto. Noi dobbiamo essere molto vigilanti, anche se chiaramente non abbiamo la forza. Volevo parlare del PNRR, no? Di questo piano di recupero e di resilienza.
Tu tra l'altro in qualche modo stai anche facendo questi piani. Ecco, ci puoi dire, è così facile, così difficile? È un'occasione che rischiamo di perdere, perché c'è anche questo, no, forse da dire. Da una parte io l'ho vissuta come una grande speranza. Ecco, io non so se anche tu puoi condividere quello che ho pensato. Dopo 40 anni, 50 anni, forse le nostre cose, le nostre idee si stanno imponendo, perché la scelta dell'Europa è esattamente questa, questa del piano, del, anzi, Next Generation EU, che mi piace un po' di più, sì, come no. Sì, però sì, le cose come stanno andando dal tuo, ecco, punto di vista, dalla tua esperienza? Ecco, a parole e negli intenti bene, poi nei fatti male, perché per esempio, guarda, loro, sai che l'Europa ha lavorato alle tassonomie, no? La tassonomia verde, la tassonomia brown. Spiegacelo un po' meglio questa cosa, perché sì, anche il termine per tassonomia... dividere le nostre attività, le filiere industriali e così via, in quelle green e sostenibili davvero, quelle che invece non lo sono. E poi cosa fa? Infila il nucleare e il gas tra quelle verdi. Cioè, gli dà la pennellata. Perché? Perché noi adesso come adesso, è chiaro che siamo ancora dipendenti dal gas russo, algerino e così via, ma soprattutto russo, e quindi praticamente, diciamo la verità, è stato un do des Francia-Italia. La Francia, che naturalmente ha tante centrali nucleari e ha il 70% della sua energia dalle centrali nucleari, se le deve tenere. E allora ha detto all'Italia, io ti aiuto a mettere anche il gas nella tassonomia verde, se tu mi aiuti a mettere il nucleare. Sul nucleare mi sbrigo subito. Certo. Allora, le soluzioni per il cambiamento climatico devono essere rapide, e il nucleare invece è lentissimo. Tu per costruire una centrale nucleare ci metti 12 anni, in Finlandia, penso in Italia. Costosissima, costosissima. E poi l'ha dimostrato questa guerra, può finire in mano la centrale nucleare durante un conflitto oppure per un atto di terrorismo, può finire in mani tutt'altro che rassicuranti. Per non parlare delle scorie, quindi è assurdo. La strada è quella della veramente di una conversione ecologica vera e di un cambiamento radicale del modello di sviluppo. Quindi, dal punto di vista energetico, soprattutto rinnovabili ed efficienza energetica. Il problema è che questi 200 e passa miliardi, chi li prenderà? Perché poi questo è il discorso, no? Abbiamo visto che, come dire, c'è stato un cambio di governo, secondo me, non casuale. Il PNRR. Esatto, il PNRR. Quindi sono 200 e passa miliardi che potrebbero andare a questa conversione, chiamiamola giustamente così, ma che rischiano di andare nelle mani di chi sapeva già come si fa a prendere i soldi, esatto, perché ha tutta la struttura. Ecco, su questo. Sì, però la colpa è anche nostra, degli italiani, perché ci siamo fatti trovare impreparati. Allora, io non ho tutta questa fiducia nel PNRR, che è un ramo che è cresciuto. Se tu ti leggi i bandi, c'è dentro, e questo è consolante, io sono adesso alle prese con un bando di rigenerazione dei giardini storici, io non sono un'esperta, ma ho messo insieme questo gruppo multidisciplinare a livello, diciamo, di volontariato. E appunto il lato positivo è che tu vedi che tutte le nostre parole d'ordine sono dentro. Resilienza, gli argomenti ci sono tutti, è vero, questo tutti, è vero. Sì. Tutti. Però chi piglia questi soldi che usano e fa, siamo preparati a prenderli? Perché moltissimi comuni, borghi, che avrebbero bisogno di questi soldi, non hanno le strutture, non hanno gli esperti capaci di aprire il bando, leggerlo, rispondere alle domande del bando e mandarlo entro la scadenza, che sapete quando è il 15 di marzo, peraltro il 25 di marzo per altri bandi. Quindi noi avremmo dovuto rapidamente, in maniera molto efficiente, rispondere. Alcuni comuni lo stanno facendo, ma sono una minoranza. Non c'è una cultura diffusa in Italia di progettualità. Noi non siamo capaci di fare progetti bene. Va bene, tante chiacchiere, ma capacità di fare progetti scarsa, e ancor meno di tradurre questi progetti nel bando, che è una cosa completamente diversa. Ma però, se avessimo fatto formazione, se avessimo fatto questa scelta di investire anche nelle persone, nei giovani, oggi potremmo sicuramente utilizzare meglio questa occasione. Ma sarebbe possibile farlo, perché appunto un'educazione, diciamo, delle persone richiedono decenni, cioè tu non puoi, come dire, formare una popolazione con la scuola, sto parlando, da un giorno all'altro. E quindi, dire, le cose che dici comuni, tu sono assolutamente vere, e da domandare, ecco, rispetto a questa urgenza che abbiamo del cambiamento, se siamo ancora in tempo. Questo sinceramente... Allora, per questi bandi qua, no, è ovvio, perché questi bandi, allora, la maggior parte dei bandi e dei soldi li prenderanno le grandi aziende o organizzazioni che hanno già un gruppo di professionisti, ci vogliono esperti professionisti multidisciplinari che lavorano pagati al loro lavoro, quindi sanno come si fa. I poveri comuni, i borghi,
tranne quelli che intelligentemente, faccio cito una città come Prato, per esempio. Prato ha un suo proprio PNRR, ha messo insieme questi esperti. Come l'hanno fatto loro? Perché non l'hanno fatto anche gli altri? Glielo proibiva qualcuno? Perché noi siamo sempre col dito puntato contro il governo, benissimo. E poi però a livello territoriale nessuno impedisce Sì, volevo citarti di ai una piccola sindaci. esperienza personale, perché tu, come tu sai, nel punto del PNRR è previsto anche il finanziamento di piccoli comuni con popolazioni Certo. sotto i 5.000 abitanti per realizzare le comunità energetiche. È una cosa di cui peraltro Certo. parleremo prossimamente. Molto Io importante. abito un comune di questo genere, ho parlato col mio sindaco, molto interessato, tra l'altro ha già fatto realizzare due impianti fotovoltaici su edifici pubblici. Però Bene. la cosa che lui mi ha detto è esattamente quella che dici tu. Io non ho, il mio ufficio tecnico non è in grado di, come dire, di dare le risposte giuste a questo bando e quindi rischiamo di perdere i soldi. Certo. Stiamo vedendo di recuperare perché Legambiente a livello nazionale sta mettendo in piedi, come dire, una serie di suoi esperti che Certo. mi auguro possa darci una mano perché sarebbe molto, Sì, molto noi abbiamo uno di interessante. Legambiente che ci aiuta sul Terlipu, Legambiente e altre associazioni che aiutano. Quindi, come l'hanno fatto le associazioni ambientaliste e anche altre, potevano farlo anche i comuni, le province, le regioni. Io non vorrei citare i nomi di una regione, ma c'è una regione importante del nord Italia che Fatto. praticamente non ha persone sufficienti o capaci di leggere i progetti che le arrivano. Questo me l'ha detto l'altro giorno un povero sindaco del nord Italia, di un paesino, Disperato. che ovviamente aveva bisogno di una consulenza, no? Non sapeva a chi rivolgersi. Ma insomma, Quindi, la impareremo stavolta la lezione, che non è il caso, cioè che si non lo fanno le cose, so. in Europa le cose si fanno normalmente, seriamente, Ma non è quindi che gli bisogna essere italiani, preparati. non è che gli italiani mi sembrano molto volenterosi. La No, lezione del Covid non mi sembra che l'abbiamo imparata granché, perché parliamoci fuori dai denti, il Covid è figlio dello squilibrio ambientale, assolutamente sì. quel povero pipistrello non doveva stare né nel wet market, nel mercato, né dentro il Certo. laboratorio, andava lasciato ovviamente in natura, nelle sue caverne, non avrebbe fatto male a nessuno. Allora, se noi continuiamo a distruggere la natura e a costringere gli animali selvatici ad entrare in contatto con noi, lì si crea la condizione ideale per il famoso salto di specie. Loro ci passano i virus che magari a loro non fanno nulla, a noi invece sì. Quindi tutto questo argomento non è mai stato, ore e ore di trasmissioni televisive, di attacchi, ma nessuno ha mai messo l'accento, pochissimi, su questo argomento, perché non si vuole andare in profondità, non si vuole cambiare il nostro rapporto con la natura, si vuole Senti, continuare a essere predatori. certo. L'altro argomento di cui abbiamo appena accennato che è questo qui di lavorare, cioè di secondo natura, che Sì. può sembrare uno slogan, però ho visto che comunque è proprio un filone di ricerca Sì. estremamente serio. E anche questo è un altro di quelle cose che, da una parte, può essere anche uno slogan, ma può essere veramente una chiave di interpretazione e di scelte diverse da quelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco, questo di qui, Esatto. cosa ci puoi dire di questo? Allora, io me ne occupo da 3 o 4 anni perché le nature-based solution, traduco in termini molto terra-terra, imparare a lavorare con la natura e non contro, sono stati proposti da un gruppo di nordici, in particolare UK e Gran Bretagna, e sembravano all'inizio molto promettenti. Perché, per esempio, ti faccio un Ecco, esempio fai un molto chiaro: esempio, sì. per diminuire l'impatto del cambiamento climatico, che si traduce in eventi estremi, per esempio tsunami, per esempio grandi tempeste che distruggono le coste, no? Distruggono la natura, gli insediamenti umani sulle coste, si possono usare i mangrovieti, perché le mangrovie creano come delle Questo nei barriere paesi dove naturali, queste cose hanno sempre fatto da delle barriera naturale, sinicoline, appunto, sì, tra come no? Sì, di questi ma tu grandi le elementi rafforzi, erosivi. sì, ma tu le puoi rafforzare, le puoi Assolutamente sì. anche con le barriere coralline, sono barriere naturali che tu puoi anche poi utilizzare insieme a quelle convenzionali. Adesso non vado nel dettaglio, ma addirittura pensate che la Cina ha lanciato nel 2018 e potenziato nel 2021, quando c'è stata la COP15 sulla biodiversità in Cina, l'utilizzo di NPS proprio per mitigare gli impatti devastanti del cambiamento climatico, e hanno calcolato che avrebbero potuto risparmiare ben 57 miliardi di dollari per i danni climatici in Cina e in tutto il sud-est asiatico. Tutto bene? In teoria sì, nella pratica Invece? però dipende come tu l'utilizzi, perché per esempio sia Survival International che i popoli indigeni hanno fatto ultimamente, conoscendo in questi giorni, una specie di inventario di tutte queste denunce, parecchie critiche, perché per esempio la Shell,
continua a estrarre i suoi combustibili fossili, ma per compensare l'emissione di carbonio che produce, decide di piantumare tutta una Grazie. zona, no? In Africa, nel Suriname, eccetera. Allora, piantumare non è la stessa cosa che lasciare la foresta intatta, sono due cose completamente diverse, mi spiego? Allora, piantumare significa che tu hai bisogno di terra e questa terra spesso e volentieri appartiene ai popoli indigeni che ci vivono sopra e quindi finisce il rischio è che comunque possono essere sfrattati, possono essere, gli venga impedita letteralmente la sopravvivenza e diventa una forma di sopruso. Qualcuno lo chiama carbon colonialism, colonialismo che si chiama carbon offsetting, in altre Sì, parole, io quella continuo a la inquinare, però poi faccio certo. un'opera buona da un'altra parte e con quello, hai capito? Quindi diventa veramente una forma di. Ma queste cose che ci dici sono un po' sconfortanti, se posso No, ma permettermi. non è che è No, tutto così, vorrei cioè dire, tu le però puoi sono usare anche bene. realistici. Il problema era, ecco, perlomeno avere gli occhi aperti e non farsi E ingannare. devi Non so se essere appunto anche quello loro tu sei chiamano il d'accordo su watch. questo, vero? Sì, Almeno vigilare, quello. perché sì, è chiaro che voglio dire la Shell e la Total, ti faccio altre, ma c'è tutta una lista molto lunga, ci sono Certo. balzati sopra. E tant'è vero che questo povero, questo giornalista bravissimo, che è George Monbiot del The Guardian, che era uno dei promotori, ha scritto un articolo abbastanza amaro dicendo non c'è niente che non possa essere corrotto, niente di buono che non si possa essere trasformato in qualcosa di cattivo. E per esempio lui dice questa cosa del Nature Based Solution, se cade in mano alle varie Shell, Total, eccetera, no? Diventa, lui lo chiama climate land grab, cosa vuol dire? Che loro prendono la terra, per piantumarci sopra o fare delle operazioni tali che poi compensino le emissioni, cioè io continuo a produrre emissioni che non dovrei produrre perché continuo a prendere combustibili fossili, però compenso con la piantumazione o cose di questo tipo, facendo le aree protette, eccetera. Spesso spese dei popoli indigeni o delle comunità Questo, sì. locali, quindi Quindi si dipende continua come si è tutto. sempre fatto, però tanto c'è questa, però Sì, metto un ma po' di alberi da parte, quindi sì. compenso che, vabbè, in parte Però può adesso essere non che vorrei sia essere vero. restrittiva, è molto più complesso di così, Sì, perché per certo. esempio nelle città. E in alcuni dipende come lo fai, con chi lo fai e con quale scopo, è sempre così. Diciamo, Bello. per quello che riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, bisogna andare coi piedi di piombo. Poi ci sono altre nature-based solution che vanno bene su questo. Il punto chiave è questo: la sfida della complessità. Problemi complessi richiedono risposte complesse. Complesso. Questo richiede tempo e la gente invece vuole la risposta facile da attuare subito che dia immediatamente il risultato. Non esiste. Non so se è chiaro. Per quello dico il Qui salto di qualità della coscienza collettiva, capire che la certo. sfida della complessità è la sfida dei nostri tempi, che la stessa cosa vale per la guerra, che non basta andare lì con la bandiera, hai capito? Poi però tu sei disponibile ad abbassare la temperatura di casa tua di 2-3 gradi così risparmiamo? Sì, però ecco, su quello io parlerei più dell'efficienza energetica, no? Perché poi la gente non, Sì. come dire, abbina questa cosa del diminuire la temperatura con allora, il disagio. In realtà Ma non è mica così. muoiono di freddo, No, mettono un non lo so, ma no, maglione. ma è una cosa forse ancora più raffinata, se vogliamo. Ma questo va bene, ne Sì. avremo modo anche di parlare. Perché quello di cui, il tema di cui non si parla proprio nulla è il cambiamento comunque delle abitudini, per Lo cui stile si di pensa di vita. si possa continuare così, con l'usa e getta, tanto per dire un altro tema di attualità, Certo. con qualche compensazione. Ecco, in realtà non è Esatto. così, però non è che appunto il mondo alternativo che in qualche modo dovremo affrontare sia impossibile. E in questo senso molto No, la non è ricerca, la possibile. scienza sicuramente ha un ruolo molto importante. Io posso pensare semplicemente a quanto appunto l'isolamento termico degli edifici, come dire, che in pochi mesi, no, il tempo di mettere il cappotto o cose del genere, Cappotto di termico, fatto certo. riduce del 30, 40, 50% i consumi Sì. energetici, senza che la temperatura interna diminuisca. Ma Questo mi pare una cosa estremamente importante. certo, allora si può fare, si può fare. Bisogna vedere se noi lo vogliamo. Bene. Capisci? Se lo vogliamo seriamente o se facciamo finta. Non è E lo che so, mancano questo è le come scelta di soluzioni. popolo, probabilmente è questo il problema, che tutti quanti, come dire, informati e queste conversazioni in qualche modo si pongono anche questo obiettivo, no? Far circolare informazioni che di Certo. solito non circolano, ma anche un po' ragionate sopra, perché molta più gente si rende consapevole della possibilità che si possano cambiare le cose, della necessità di farlo, di fatto spingano perché queste cose Guarda, non è avvengano. sufficiente però, è come il fumo, no? Tu hai amici che fumano ancora, sì, sono perfettamente Pochi. consapevoli che, ecco, vabbè, tu pochi, ma magari uno, io per esempio tra Parla i miei amici d'accordo. giornalisti ne ho tanti, ma voglio dire, Certo. pochi o tanti, chi fuma oggi lo sa,
sa che si sta facendo del male o no, è informato, non c'è nessuno che non lo sappia, c'è pure la legge, dai, non mi dire che c'è, la gente oggi non è più informata di 30 anni fa, ma fumano lo stesso. Allora, la tragedia dell'umanità, io te la sintetizzo in un bellissimo verso di Ovidio, che diceva, video migliora, proboque, deteriora secor, cioè vedo le cose migliori e le approvo, e seguo quelle deteriori, cioè, se no non sarebbe la tragedia dell'umanità, perché se tu vai in giro a domandare alla guerra, la guerra, che orrore, poi si fa. Quindi la tragedia dell'umanità, che noi avremmo potuto farla 30 anni fa, la conversione ecologica. Perché siamo ancora qui a discuterne e facciamo finta di farla, secondo te? Sì, no, però grazie, hai ragione. Io sono un tantino più ottimista, perché anche io ho fatto lo stesso percorso, forse eravamo anche insieme. Ma non è si tratta di essere anni. Ottimista o pessimista. No, è così! Tu vedi sì, tantissima gente che mette in testa. Ci sono cose che stanno cambiando oggettivamente, quindi vabbè. Posso anche testimoniare che la qualità dell'aria delle nostre città è decisamente migliorata e non è stato un caso, tanto per dirne una. E la gente c'è molta più consapevolezza. Sicuramente sono d'accordo con te, non siamo ancora... Non è che si traduce sempre. Allora, non, intanto la consapevolezza non siamo è siamo ancora finita. Troppo pochi, però sta crescendo il numero di persone consapevoli. Sì, ma i tempi sono, ragazzi miei, io ho i capelli bianchi. Io ho cominciato nel 72 a Stoccolma, 1972. C'era prima conferenza su ambiente e sviluppo. C'era già tutto sul tavolo. C'era già tutto sul tavolo. Da vedere i giovani cosa pensano. Non so se ma i giovani un po' sono con noi, anzi, un po'. E gli altri se ne strasbattono, dai. Certo. Io non credo che ci siano più giovani rispetto a noi anziani. Ci sono, io li accompagno. Adesso avremo la conferenza programmatica di Europa Verde 12 e 13. Io tengo questo gruppo, sono tutti giovani. Quindi, per carità di Dio, è importantissimo quello che dici tu, trasmettere la conoscenza. Però io sulla specie umana, scusate, lo voglio dire a 75 anni, non mi faccio tantissime illusioni. Vabbè. Ecco, diciamo così. E qualche volta, sai, che mi spingo ancora più là, siccome sono anche animalista, guardo il mio gatto, mi viene il sospetto che sia più intelligente il mio gatto, lo so, ecco. Adesso io mi definisco scienziato preoccupato, perché lo sono veramente. Detto questo, però, come dire, tutto sommato, come vedi, sono qua e siamo qua, perché poi anche tu ci sei. Ma anche io sarò fino all'ultimo dei miei giorni. Dire, stiamo cercando in qualche modo di fare in modo che le cose cambino. E qualcosa sta cambiando. Allora, il mio motto è non mi illudo, ma non mi spavento. Allora, una cosa è lavorare fino all'ultimo giorno, perché anche dentro a un lager nazista tu potevi e dovevi trovare il modo di arginare il male, ok? Quindi uno lo fa sempre. È il nostro dovere, la nostra mission, chiamala come vuoi. Però, dopodiché, quando vedi che ancora nel 2022 Putin fa la guerra per un delirio di potenza, soprattutto, ti viene qualche dubbio sulla specie umana, no? Allora, secondo me, se posso essere onesta, io penso che la sinistra, di cui ho fatto parte, di cui continuo a fare parte, perché mi considero progressista, non è mai partita dall'essere umano com'è, ma dall'essere umano come lei vorrebbe che fosse. Essere più realisti, in qualche modo, quindi, vuol dire... Vabbè, questo può essere anche una chiave di lettura. Cosa possiamo fare? No, noi andiamo... noi continuiamo... L'altro mio motto è Turning Darkness into Light, che è il motto di un monaco irlandese dell'Ottocento. Cercare di rovesciare l'oscurità in luce. Tu vedi le cose che non vanno bene e cerchi di... Certo, è quello che stiamo in qualche modo quello cercando di fare. Quello che diceva sempre Alex Langer, riparare il mondo. Lo stiamo facendo, dobbiamo continuare. Quello che a me dà fastidio, specialmente a sinistra, è questo livello di illusione sulla specie umana. Per cui tu pensi che con un po' di leggi, un po' di norme, un po' di, appunto, come posso dire, dibattiti in più, io su questo comincio ad avere dei forti dubbi a 76 anni. Se volete me li tengo per me, ecco, voglio dire. Però è veramente sulla natura umana che uno si interroga a questo punto. E lo stanno facendo molte persone in questi giorni, Certo. Senti, grazie. Vabbè, allora il mondo femminile non potrebbe essere la chiave di lettura. Ripeto, oggi è l'8 marzo, ma lasciamo perdere la festa che una tanto. Lo stesso PNR parla di parità di genere. Questo è un altro argomento, mi pare importante. Il ruolo delle donne. Sì, e questo la tua esperienza, come dire, tu hai avuto ruoli anche importanti, e quindi, come dire, sei anche testimonianza del fatto che si possa arrivare anche a responsabilità, insomma, importanti. Ecco, il mondo femminile che è tagliato fuori, insomma, in gran parte, perché lo sappiamo, lo vediamo, potrebbe invece avere un ruolo molto più importante proprio in questo cambiamento. Qui come... Guarda,
Qual è la tua riflessione su questo? Ce la faremo movimentando le donne, il mondo femminile, le spigolatrici d'ambiente, appunto. Raccontaci un po' questa tua esperienza. Per finire, perché bisogna comunque avere un orizzonte di speranza sempre, io da 50 anni scrivo già su F e su altre riviste, dicevo una provocatoriamente, il verde è rosa, cosa voleva dire? Che in qualche maniera il verde, il movimento ambientalista, è una filiazione del movimento delle donne, perché i valori femminili sono quelli che possono veramente creare questo salto di qualità della coscienza collettiva, almeno parziale. E io ci metto prima di tutto la cura. Sì. E non è neanche un caso che poi la Laudato Si, no? Certo. Il Bergoglio, non è un caso che il sottotitolo della Laudato Si sia la cura della casa comune. Perché il concetto di cura, secondo me, è cruciale, l'ho detto anche nel libro Le Spigolatrici, perché mette insieme due ingredienti molto importanti. Il primo è la presa di responsabilità. Io mi prendo la responsabilità del cane di casa, del basilico sul balcone, del territorio, del pianeta. Però lo faccio insufflandolo, ravvivandolo con amore, affetto, empatia. Io credo che noi in questo inizio di inquietante, ma anche stimolante, di terzo millennio, abbiamo bisogno di intelligenze calde, persone che sono capaci di mettere insieme cuore, cervello, ragione e sentimenti. E dico persone, perché i valori femminili non escludono gli uomini, anzi noi siamo molto contente quando ci sono uomini, maschi o che non binari, cioè le persone che, insomma, certo, persone che cercano di mettere in atto questi valori. Il secondo valore è l'interconnessione tra salute umana e quella dell'ambiente, che la pandemia ci ha buttato in faccia letteralmente. Si è molto parlato di One Health, certo, una sola salute. L'anno scorso ho fatto parte di questo Women 20, questo filone delle donne dentro il G20, ed è stato uno dei pilastri. E il terzo valore è una sostenibilità autentica, però, che sia non solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Io penso che questo che in qualche modo nel mondo femminile è più diffuso. Io penso, per esempio, a persone che sicuramente voi conoscete molto bene, come Vandana Shiva, come Wangari Maathai, che a livello internazionale hanno predicato questo. Penso anche al fatto, secondo me tutt'altro che casuale, che le leader dei Fridays for Future in tutto il mondo, non solo Greta, ma in tutto il mondo, siano quasi tutte ragazzine, donne giovani, sì, che sono sicuramente un segnale grande di speranza. Ecco, e quindi non è che però è automatico questo, perché poi ho fatto politica a 14 anni, ho visto che molte donne sono costrette, o comunque gli conviene alla fine omologarsi ai valori e ai ritmi maschili, perché essendo anche di meno, quindi anche lì è molto complesso. Non è che il fatto di nascere donna ti garantisce che poi tu questi valori femminili li porti avanti, chiaro? Però in generale ci sono in maniera più netta, e questo libro, Spigolatrici d'ambiente, racconta appunto che ha voluto, che è stato fatto con la regia di Pinuccia Montanari, con la prefazione di Medio Postiglione, mette insieme i contributi di tante donne, ricercatrici, studiose, esperte di biologia, di natura, attiviste come me, eccetera, che hanno portato riflessioni e prassi anche, buone pratiche, per recuperare il rapporto perduto, recuperare l'armonia tra ambiente ed esseri umani, e anche tra esseri umani, ecco, perché le due cose vanno assieme. E quindi questo libro, appunto intitolato, il sottotitolo Il contributo delle donne alla sfida dei cambiamenti climatici, parla del contributo alla sfida dei cambiamenti climatici, ma poi allarga di molto il discorso, e quindi diventa proprio una critica. Hai qualche storia particolare da farci di queste donne? Ma io ne ho tante. Io per esempio ho imparato tanto dai popoli indigeni, sì, quando facevo la giornalista per Airone, che era una rivista molto bella degli anni 80, così insomma facevo queste trasmissioni per la RAI, andavamo spesso in giro per il mondo, ma però la stessa cosa vale poi se tu vai sulle montagne dietro al mio paese, no? Dove c'erano le nonne contadine, e lì per esempio ho imparato molto dalle donne indigene, dal rapporto, e poi dal rapporto con la vera grande donna che è Madre Terra, perché loro mi hanno fatto capire che è importante recuperare la sacralità della madre terra, loro la chiamano la Pachamama, perché se tu consideri la natura come un supermercato dove andare a prendere quello che ti serve, ieri il legname, domani sarà il litio, il petrolio, quello che è, la distruggi, non ne hai rispetto. Se tu invece consideri la natura come la terra madre sacra, allora lì
cambia completamente. Ecco, stiamo tornando all'inizio, alla conversione ecologica. Certo. C'è un piccolo episodio di un'esperienza della cultura contadina, proprio ve l'ha raccontata, del maiale che veniva allevato in casa, che però poi a un certo punto doveva essere sacrificato. E quindi la donna che aveva accudito a questo animale poi piangeva perché era un sacrificio che doveva essere fatto. Poi era l'uomo che lo ammazzava probabilmente. Ma, a gennaio. Come dire, è una storia anche questa che forse merita di essere, su cui forse fare qualche riflessione, no? Comunque del ciclo della vita e però della, se vogliamo, anche del fatto che ci sono questi sacrifici. Però la cosa è il fatto che la vita continua e continua rispettando tutta una serie di regole che appunto il mondo contadino probabilmente più di quanto non fossimo ne conosceva di più. Quindi anche come dici tu non è, sì appunto si può parlare di queste esperienze delle indigene, ma forse anche dalle parti nostre, ma sì, sicuramente ci sono queste cose. I nostri nonni contadini l'economia circolare la facevano, non assolutamente, sì, niente, concordo, no? Appieno, concordo appieno. Voglio dire, una gonna diventava una tenda, poi per esempio tutti i vasi di fiori che si trovavano negli orti e nei giardini, erano tutte lattine, no? Che venivano recupero di nuovo riutilizzate, quindi voglio dire, naturalmente adesso ci sono le tecnologie, c'è il digitale, tutto quello che volete, però l'approccio di testa e di cuore c'era, certo, già nelle nostre culture contadine sicuramente. Nonché i semi. Nonché? I semi. Sì, brava, certo. Vabbè, sì, tutte le specie che... Fondamentali. La varietà, certo, assolutamente. Sì. E sì, anche questo c'è tutta una serie di recupero su queste cose, no? Sì. E quindi, come dire, fare in modo che queste cose comunque continuino e non spariscano, certo, nel tempo. Quindi perché è proprio questa... Sì, la cosa, il termine che mi piace anche a me è questo della cura. Sì, è l'orizzonte di speranza questo. Sì, esatto, è quello la cura situazione del mondo e la cura anche così dell'intera umanità, perché per questo ovviamente facciamo parte dello stesso destino, insomma. Non è che appunto, l'antropocene può finire con la fine di tutte le specie, compresa la nostra, insomma. Non è molto carina questa storia, se andiamo a finire così. È da capire se possiamo recuperare i tempi utili, perché, come dire, la crisi climatica è proprio di questi giorni, le siccità di quest'inverno in cui non c'è stata né la neve e né la pioggia. Cosa succederà adesso, appunto, quest'estate, per quanto riguarda poi banalmente anche la produzione agricola, no? Cosa succederà? Lì basta poco perché... succeda veramente, al di là delle guerre e quant'altro, succede veramente un disastro. E noi, quando, guarda, però mi viene un po' da ridere veramente, perché quando noi ambientalisti noi verdi dicevamo queste cose, ci dicevano catastrofisti, Cassandre, sì, e io poi dicevo, veramente Cassandra, non è che ci avesse dubbi torti. Quando poi però dicevamo che cosa fare per evitarlo, perché si poteva evitare se avesse cominciato 30-40 anni fa, diventavamo utopisti. Adesso loro dicono le stesse cose che abbiamo detto noi con 30 anni di ritardo, cercano anche di fare i furbi, quindi hai capito? Questo ritardo, come dici tu, sarei molto più ottimista se avessimo davanti 50 anni, perché penso che in 50 anni un cambiamento anche della coscienza collettiva ci potrebbe essere. Avendone 10, se questi 10 li dedichiamo a farci la guerra, capisci bene che... Sì, qui abbiamo proprio questo bivio, perché rispetto alla grande crisi che comunque abbiamo già adesso... Le scelte sono quelle di capire che abbiamo sbagliato tutto, quindi dobbiamo darci una mossa. Sì. Oppure l'altra, chiuderci ognuno nella propria piccola fortezza anche di popolo, farci la guerra finché non so bene cosa rimane, insomma. Questo sono poi il dramma che stiamo vivendo. È da capire se questo popolo, diciamo, tutti insieme, uniti per poter salvarci insieme al resto del vivente che ospita questo pianeta, possano capirlo. Secondo me, lo dicono anche chi studia queste cose, abbiamo ancora un po' di tempo per poterlo fare. Ecco, solo che non possiamo continuare, come dici tu, continuare a farci la guerra e pensare che con le armi... Sì, questo è un bivio, hai ragione. Questo è veramente una svolta epocale, perché adesso mai più. Adesso mai più, sì. Non è che possiamo rimandare di 40 ad altri 50 anni, capito? Già siamo in ritardo. Quindi speriamo, e noi dobbiamo ovviamente lavorare tutti i giorni, lo facciamo, ognuno nel proprio piccolo. Ecco, io credo, perché voglio veramente finire su un orizzonte di speranza, che esistano molti punti luce, che sono persone, movimenti, organizzazioni, che fanno bene le cose buone, che producono sostenibilità,
a livello ambientale, sociale ed ecologico, però, ed economico, però raramente fanno costellazione. Cioè magari sì, devono far rete, come si usa adesso. Esatto. Anche io sono convinto, sì, che sia questo. Bisogna conoscere fare costellazione queste... per dire... Costellazione va bene anche questa. Ecco. Brava, sì, ecco, quindi ecco, credo che ognuno di noi, ognuno nel proprio piccolo, può aiutare i punti luce a fare costellazione. Questa è la nostra... Io quello che faccio da... Ho lasciato la politica, quella dei partiti, 7-8 anni fa, dopo il passaggio in SEL, perché ho capito che in quel momento i partiti non portavano innovazione, cambiamento della coscienza collettiva, sono in buoni rapporti, però faccio tante altre cose, e questi punti luce li trovo in giro. Spessissimo sono quello che si chiama società civile, che forse dovremmo cambiare anche le definizioni, ma insomma si trovano in giro, e quindi quelli vanno sostenuti e vanno fatti splendere, ecco. Intanto cominciamo a conoscerci e a scambiarci le idee, insomma, no? Mi pare che questo sia un elemento. Ed è poi quello che stiamo facendo anche con questa nostra trasmissione. Esatto. Non so quante siamo presenti, però poi le registrazioni vengono seguite e noi stiamo in qualche modo appunto cercando di allargare questo cerchio per far capire, far avere sempre, con sempre maggiore un numero di persone, la consapevolezza che il cambiamento è possibile e anche, tra l'altro, in qualche modo obbligatorio. Quindi l'alternativa esiste, è un'alternativa di cui... Io dico sempre, insomma, avremo una vita forse più sobria per chi la ricca, ma potremo vivere tutti quanti meglio. E questo è permettere a quanti siamo, 7 miliardi, 8 miliardi di persone, di vivere in modo decente e in pace con tutti. Non so. Questo, Sì, con la vabbè, un natura e con gli altri messaggio. esseri E umani. con la Cioè, per natura, esempio, come anche il dici tu. fatto che, come dici tu, ci sono cambiamenti di... Pensa a quante persone sono diventate vegetariane o comunque mangiano meno carne, quante persone utilizzano, Sì. Sì, magari siamo ancora una minoranza, però insomma abbastanza in ma come ho crescita. detto, i Quindi... cambiamenti ci sono e mi permetto di sentire un pochino da come la pensi tu, nel senso cercare di essere più ottimisti. Il cambiamento c'è, è Ma non è lento, una questione ma è di essere ottimisti, progressivo. scusate ragazzi, io Ecco, continuo a dai, dirlo questo. chiariscici il tuo pensiero. Ma insomma, ma basta che tu guardi l'Ucraina, cioè, cavoli, nel Certo, lo 2022 ti so. aspettavi che questi qua... No, Ma tu assolutamente. guarda la divisione anche dal punto di vista di donne. Gli uomini tutti là a combattere, Sì. ai tavoli dei negoziati solo maschi, le donne con i bambini e i vecchi che Sì. scappano. Sì, no, Cioè, questo è Madonna sicuramente un Santa, è una roba crollo che di... te sembra, capito, secoli fa. Certo. Sì, Non ma... c'è una donna al tavolo delle trattative. D'altro Ursula von canto... der Leyen sta sul palco, arriva con quel deficiente di Erdogan, manco la fa sedere. Cioè, paradossalmente, c'è un'evoluzione che riguarda una bella fetta di persone, ma ancora minoranza, e una involuzione. Sì. Allora, ma il livello di ignoranza della gente è molto aumentato negli ultimi, e anche di Sì, poca questo è l'altro saggezza. Perché argomento su cui è le importante fare una contadine che riflessione. dicevi tu, la mia nonna, Certo. aveva appunto scarpe grosse e cervello fino, aveva un livello di saggezza che io non trovo più in giro. Sì, è vero. E allora questi ragazzi, che abbiamo entrato su una generazione di zombie digitali, continuiamo a riempirci la bocca dei giovani. Io trovo tanti giovani con cui lavoro e sono molto felice, e un sacco di appunto zombie Certo. digitali che non gliene può fregare di meno. Io vado a parlare in certe scuole, ragazzi, e vedo gli occhi vuoti. Allora, queste cose noi non ce le vogliamo dire. Non è essere pessimisti, è guardare le cose come Sì, stanno. con questo Dopodiché, hai però. ragione. Su questo che dico, Perché recuperare non so quanti, 20-30 anni di mancanza di educazione. Diciamo, vabbè, la nostra generazione in qualche modo si è formata, no? Magari nelle parrocchie oppure nel partito, perché poi le realtà, no, sono queste. Però, come dire, abbiamo imparato a ragionare sulle cose. Oggi temo che non sia più così, e eventualmente appunto la televisione, ma neanche la televisione, perché poi oggi sono i social, no, che fanno in qualche modo l'opinione pubblica. E questo girare di fake news in modo incredibile a me lascia veramente perplesso. Vuol dire che non c'è una capacità analitica sviluppata, ripeto, non è necessario aver fatto l'università, però bisogna aver esercitato il cervello per capire come vanno le cose. Ecco, la società dei consumi, io penso che questa sia è quella che ci ha dato la botta. Noi non dovevamo essere esseri pensanti, ma dei consumatori, e infatti ci hanno trasformati in grandi consumatori. Questo, secondo me, è l'aspetto negativo e sarà difficile tornare indietro. Non so se su questo concordi o meno. Non ti sentiamo più? Temo che sia caduta la linea perché non la vedo più.
Non la vedo più. Va bene, vediamo. Si ricollegherà. Va bene. Possiamo cominciare con le domande, tanto che la aspettiamo. Ma se non c'è lei... Non c'è lei, esatto. Ah sì, tanto sì. Non... Io ne ho 4-5 in chat, ma se non c'è lei... Come possiamo? Qualcuno può vedere se recuperare... Federico, visto che hai fatto hai portato tanti temi tu, li facciamo a te le domande. No, vabbè. Grazie per la rientrata. Sì, è rientrato. Ok, va bene. Vorrei che me lo dicesse lei. Al microfono, svegliamo. C'è il microfono spento? Grazie a quando ci sei, ho delle domande in chat. Eccola qua. Ci senti? Ci abbiamo perso per un po'. Sì, è scomparso. Sì, infatti, sai. Ti abbiamo recuperato. È stato il pessimismo drammatico di Federico che ti ha fatto. Ma non è. Allora, ragazzi, no, io non sono pessimista. Io, sinceramente, sono ottimista. Questa cosa di essere ottimista o pessimista lo trovo inutile. Non è, si tratta di essere pessimisti, si tratta di vedere la realtà com'è e nonostante tutto andare avanti. Certo, assolutamente. Pure nei lager uno riusciva a essere umano. Assolutamente. Allora qui, se vogliamo dire, dividerci in ottimisti e pessimisti non ha senso, certo, perché noi non sappiamo come andrà a finire. L'unica cosa che possiamo fare è mettere il nostro mattoncino. Benissimo, fa parte delle dinamiche fra me e Federico. Vediamo le domande. Una cosa, prima di leggere le domande, che quando ci davano della Cassandra quei tempi, io rispondevo che la ragazza aveva visto bene sull'imperialismo greco. La ragazza aveva visto benissimo. Adesso non c'è neanche più nessuno che risponde così, non esiste la contrapposizione, no? Non è tra ottimisti e pessimisti, tra chi vuole fare nonostante tutto, tra chi vuole provare a trasformare l'oscurità in luce e chi neanche ci prova e contribuisce all'oscurità. Perché oggi chi imbraccia le armi e va in guerra è una scelta, no? Certo. Sì, ci sono anche i volontari, adesso stanno arrivando in fronte. Esatto, ci sono anche i volontari, poi ci sono pure i poveri. No, ma i volontari mercenari, insomma, qualcosa... Sì, che arrivano dall'estero in questi giorni. Dall'estero. Sì, nella Brigata Wagner, voglio dire. Certo. Maria Teresa, vediamo un po'. Allora, c'è Enzo, c'è Piluccia che posta un link che poi magari ci illustra lei, non sono in grado. Enzo dice: 30 anni fa la maggior parte dei finanziamenti della ricerca in ambito energetico li prendeva la Fiat. Noi in Ansaldo eravamo in 3-4, loro erano decine e decine di persone che si occupavano dei bandi. Certo. Assolutamente. Pinuccia dice: i comuni dovrebbero aggregarsi per presentare insieme dei progetti. Lo dicevamo prima con Grazia, prima di cominciare. Perfettamente ragione. Bisogna fare attenzione, di nuovo Enzo, ai messaggi che vengono dati, perché in pochi dicono che transire alle fonti rinnovabili vuol dire agire su tutto il sistema. Se oggi tutto il parco energetico fosse di pannelli solari, adesso saremmo al buio e non saremmo in videoconferenza. Ma non è vero. Questa è l'ultima domanda che ho, quindi se vuoi... No. Scusa, grazie. Nessuno dà l'attenzione sufficiente al fatto che non abbiamo sistemi di accumulo. Al momento sistemi di accumulo. E qualcuno in questa trasmissione, non oggi, ha detto che erano sufficienti i bacini idroelettrici. Falso, perché facendo due conti si vede che c'è un ordine di grandezza. Perché... Parleremo con Zani di questa cosa, riprenderemo questa cosa. No, Zani di impianti idroelettrici non ne sa niente. No, parlavo del fotovoltaico come soluzione. Vabbè, comunque è un tuo dubbio ragionevole. Non è un dubbio, me lo dicono i numeri. Sì, però le tecnologie per mettere in rete tutta questa energia diffusa si sta sviluppando proprio adesso, quindi la risposta è quella. Al momento, ieri la notizia da parte dell'Europa era esattamente questo. Si parla proprio la von der Leyen, ha parlato proprio di questo. Ma ragazzi, ma anche questa è una scelta, voglio dire, no? Invece di mettere i soldi sulle centrali nucleari,
Tra l'altro, io sono reduce adesso, siccome adesso faccio una consulenza per le donne imprenditrici che vogliono diventare sostenibili, il marito di una di queste, che è una grande azienda in Toscana, ha messo un sacco di solare, no? Sul tetto. Sapete che lei ne sono 8 mesi che non gliela allaccia alla rete? Sì. Cioè, voglio dire, i processi autorizzativi, per esempio, Pinuccio lo sa benissimo, ma anche Enzo, sono estremamente complicati, possono essere resi più semplici, voglio dire, non si fa un granché per facilitare né l'efficienza energetica né le rinnovabili. Mio cognato, che stava all'Enea, faceva la diagnosi energetica delle piccole e medie imprese, ma in pensione da una ventina d'anni. Bene, quando è arrivato Tatò, mi pare che fosse Tatò, comunque uno di questi capi, ha tolto tutto. Quindi è stata fatta una scelta di puntare tutto su petrolio, carbone e gas. Perché se loro avessero fatto la scelta 20 anni fa, che adesso sono costretti a fare probabilmente, tutte queste cose che giustamente Enzo dice le avrebbero affrontate e magari risolte. E la scelta politica, io ero in Parlamento, vedevo bene cosa facevano, ma non gliene poteva fregare meno. Questo è il punto. E neanche si studiavano bene le cose. Quando noi dicevamo queste cose qua, dicevamo, vabbè, i soliti utopisti. Eccoli sì, lì. Ma le lobby che in Parlamento facevano le leggi di un certo tipo piuttosto che un altro, forse questa lo puoi anche testimoniare, no? Questa esperienza. Sì, come no? Accidenti, gli emendamenti che cambiavano. Vero. Per dire, no? Ma Pinuccia lo sa bene perché anche lei questo passaggio l'ha fatto. Voglio dire che le scelte sbagliate le paghiamo adesso. Adesso arrivano al dunque, tutti i nodi vengono al pettine in una volta sola. Non è che abbiamo questa guerra per caso. Eh sì. Vabbè, sì. Ma una cosa ad esempio che mi ha stupito molto, che parlando con una persona dell'Enel recentemente, a quella conferenza IT che abbiamo fatto, mi ha detto che i nostri contatori in realtà, che ci hanno cambiato da poco, in realtà non sono in grado di misurare l'eventuale potenza generata. Quindi se tu vuoi vendere la potenza all'Enel, nonostante abbiano rinnovato tutti i contatori, non puoi farlo attualmente. Cioè, quella è stata proprio, secondo me, una pazzia, ecco, perché hanno fatto tutto il cambio dei... Ma chi vuole avere, chi ha il monopolio, se lo tiene. Che appunto, chi vuole avere il monopolio se lo tiene, se lo vuol tenere. È ovvio. Forse vuoi dire qualcosa anche sul sì. link che hai postato? No, infatti, semplicemente avevo postato il sito dell'IPCC che citava Grazia, dove è possibile vedere, comunque casomai poi lo mando anche alla nostra chat, perché qui ho fatto io un copia e incolla, spero che sia buono, dove ci sono appunto tutte le slide che mostrano appunto gli effetti disastrosi del cambiamento climatico a seconda appunto se la riduzione o se si manterrà entro 1,5 gradi, entro 2 o più di 2 gradi. E secondo me questa è una cosa che è molto efficace in termini comunicativi, perché io ho visto quando siamo andati a Glasgow, abbiamo avuto rapporti con le scuole e devo dire che quando abbiamo fatto vedere alcuni esempi concreti che erano tra l'altro in una forma comunicativa molto bella fatta dall'Università di Bristol e di altre università, in cui si percepivano proprio gli effetti del cambiamento climatico, molti ragazzi dei licei e dell'università che abbiamo contattato erano rimasti un po' anche stravolti, perché i tempi che abbiamo non sono tantissimi. Io, insomma, questa questione che citava Grazia all'inizio dei cambiamenti climatici è una questione chiave, perché o noi veramente facciamo delle scelte adesso necessarie. Ad esempio, io sto riflettendo molto perché penso che il contributo delle città sia fondamentale. Allora bisogna capire, assieme a tutto il tema delle comunità energetiche, di come le città possono rendersi anche autosufficienti, che è un problema sia in termini di risposta ai cambiamenti climatici, sia in termini anche geopolitici rispetto purtroppo al ricatto oggi della vicenda Putin, Ucraina, eccetera,
Peraltro, quello che diceva Grazia è giusto, perché l'Ucraina possiede molto, leggevo un articolo, anche tra l'altro materie importanti come appunto materie rare, terre rare, eccetera. Quindi è anche molto ambita, come secondo me, come territorio, ecco, dal punto di vista delle risorse per il futuro necessarie. Quindi volevo solo evidenziare quello e quindi ho messo le slide lì, così chiunque se le può guardare, perché lì si fa proprio vedere l'impatto del cambiamento e dell'aumento della temperatura, soprattutto i disastri, insomma, senza essere catastrofisti, ma insomma è avendo coscienza che 10 anni non sono tanti, perché noi entro il 2030 comunque dobbiamo mantenere le scelte che sono state prese a Glasgow, a mio avviso, e dovremo in un qualche modo trovare delle soluzioni concrete. Esatto. Qualche altro intervento? Un'altra cosa, scusate se intervengo sempre sui soliti argomenti, un'altra cosa che non viene presa in considerazione quando si parla della Francia, che la maggior parte delle centrali nucleari sono vecchie. Esatto. Sono vecchie e ne hanno prolungato la vita, che era prevista di una 20 anni, ne hanno prolungato la vita facendo gli stress test dopo che era successo il disastro di Fukushima, però sono vecchie. Cioè, a un certo punto anche Macron dovrebbe arrendersi e cominciare a fare più solare. Loro potrebbero anche fare molto eolico, tutto sommato. Ma anche la Germania sono vecchie, eh? Quelle che hanno deciso di mantenere in operatività sono centrali vecchie, infatti le avrebbero dismesse senza questa situazione. Ma guarda, non sono più vecchie di quelle francesi. Alla stessa età, dici? Ok. Ma perché sono, quando poi ti dicono che sono di nuova tecnologia, perché c'è, cioè, di nuova, vabbè, che hanno aggiunto qualche cosa, via dicendo, perché come diceva Grazia, le più recenti sono Olkiluoto in Finlandia, che ci ha 12 messo 12 anni a farla, e è costata credo 10 volte quello che era prevista, è l'unica diciamo nuova, insieme a Flamanville, che tre no, sono le più recenti, diciamo, al di qua della cortina, se possiamo ancora definirla così. Eppure non se ne parla per nulla. Mi pare che la cosa più importante sia che tutte le previsioni, appunto, del fatto che il fotovoltaico e l'eolico sono costosi, non avranno sviluppo, sono state smentite dai fatti. Quindi oggi il prezzo di queste fonti rinnovabili è assolutamente competitivo, senza neanche andare a contare il minore impatto, chiamiamolo anche ambientale. Il problema è che ovviamente dovremmo adattarci a questa fonte in qualche modo, vabbè, che può avere anche i suoi limiti, però è anche vero che noi abbiamo dei consumi energetici esagerati, su cui, almeno le nostre comunità, statunitensi, o anche in qualche modo anche la nostra. E quindi questa è la sfida, è proprio questa. Io quello che sto pensando da tempo è che l'umanità si sveglierà quando di fronte a una catastrofe di grande portata, e sto pensando a una crisi, la crisi climatica, tanto genericamente, ne parlavamo prima, una siccità prolungata in tutto il mondo, quindi in cui la produzione agricola crollerà, voglio vedere cosa succederà. Sì, E punto che non è. questo è un evento che è possibile perché questo sta succedendo. Io da tempo non controllo più l'aumento dell'anidride carbonica giorno dopo giorno, perché è veramente angosciante. Ma è questo il fatto che sta succedendo. E non c'è, anche la crisi del Covid, il blocco del tutto il mondo per 2 mesi, non è servito assolutamente a nulla. E quindi prima o dopo il conto ci verrà chiesto. C'è una mano alzata, Federico. Prego. C'è una mano alzata. È Teresa Tacchella che vuole Ok, intervenire. Teresa, prego. Sì, eccomi, scusate. Chiedo scusa, ma entro semplicemente per una piccola cosa tecnica, non sui massimi livelli del nostro dibattito, che è molto interessante. E, a proposito di fotovoltaico, piccolissimo contributo, Grazia diceva di questa
di queste persone che non vengono collegate da Enel, eccetera. Enzo parlava appunto che di quella cosa inquietante, che l'Enel, che i contatori non sono attrezzati, cioè tutti abbiamo cambiato i contatori, eccetera. Noi abbiamo messo il fotovoltaico e l'abbiamo, non ci siamo collegati alla rete. Ma abbiamo un accumulatore, una batteria sostanzialmente, un accumulatore, no? Io non so, ho tanti dubbi dal punto di vista ambientale, sia sui pannelli, sulle tutto ciò che è elettrico, le batterie, eccetera. Però volevo solo dire questa cosa qua, che l'accumulatore consente di risparmiare energia nel momento in cui tu cioè arriva la notte, no? Arriva la sera, il sole non c'è più e tu consumi e quindi puoi risparmiare e consumare la tua energia senza immetterla in rete. Era soltanto un piccolo contributo di questo genere, ve lo volevo dire. Sì, sì. Ma le prossime comunità energetiche saranno anche quelle completamente isolate, quindi la tecnologia questo ci permetterà di fare, beh, è già adesso in corso. Ecco, però io volevo però dirvi che dobbiamo quasi chiudere perché Grazia... perdi l'autobus. Io devo prendere l'autobus, ma Franca deve fare da cucinare. Mi pare perché... Vi dico rapidamente la prossima conferenza? Sì, prego, scusami, sì. Allora, la prossima conferenza, che sarà il 5 di aprile, sarà sulle comunità energetiche. Bene. E incontreremo Piero Zani e Katiuscia Eroe. Piero Zani è un fisico, si è occupato di fotovoltaico, prima dal punto di vista teorico al Dipartimento, poi in Ansaldo e poi ne è diventato costruttore, ha costruito e installato parchi fotovoltaici in giro per il mondo. Katiuscia Eroe invece è responsabile di energia per Lega Ambiente e si occupa di energia rinnovabile e fossile. Bene. Come ha detto Grazia poco fa, occuparsi di comunità energetiche è un modo per anche costruire una politica del sistema energetico diversa da quella a cui ci hanno abituato. Io chiuderei qui ringraziando tutti. Grazie a voi tantissimo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.